Una buona serata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. Dopo il verdetto delle europee che in Italia ha premiato la Lega e messo in evidenza il crollo del Movimento 5 Stelle, sono l'Europa stessa adesso ad avere i presagi per il nostro paese, in attesa di una lettera che dovrebbe arrivare venerdì al governo italiano, in cui si chiede al nostro paese di versare 3 miliardi di euro per non aver rispettato gli impegni di deficit e debito, interviene il ministro dell'Interno Salvini dicendo che in un momento storico in cui c'è una disoccupazione giovanile del 50% da Bruxelles, qualcuno in nome di regole del passato si ci chieda una cifra simile. Ogni mia energia sarà usata per cambiare queste regole vecchie e superate. Da parte sua, il commissario europeo Moscovici disse di voler avere un confronto con il governo italiano, precisando di non prediligere le sanzioni. I verdetti delle amministrative, come abbiamo detto ieri nel corso della nostra edizione serale, riconfermati a Bari il sindaco De Caro ed a Lucera Antonio Tuttolo, resta ancora in bilico la situazione per quanto riguarda il comune capoluogo, ossia Foggia. Lo spoglio che è terminato alle 8 di questa mattina ha determinato che al ballottaggio andranno l'ex il sindaco uscente Franco Landella ed il suo avversario Pippo Cavaliere. Infatti, secondo i dati definitivi, Franco Landella ha avuto il 46,1%, mentre Pippo Cavaliere si ferma al 33,7%. Dunque, ancora 2 settimane di campagna elettorale. Il verdetto del ballottaggio arriverà il prossimo 9 giugno. Adesso andiamo alla cronaca. Un caso di meningite a Cerignola nel Foggiano. È stata colpita una bambina della quinta primaria di un istituto comprensivo. È stata disposta l'immediata chiusura delle attività per 4 giorni dal locale comune per le necessarie operazioni di bonifica. Per i dettagli sentiamo news24.city. Ovvero risale a poco più di un mese fa, quello di un bambino di 11 anni arrivato in ospedale con febbre alta, forti dolori alla testa e piccole emorragie. Adesso un nuovo caso di sospetta meningite si è registrato nella città di Cerignola. Riguarda un'alunna della scuola primaria Cesare Battisti, facente parte dell'istituto comprensivo Battisti Don Bosco. La bambina, che frequenta la classe quinta, è stata trasferita d'urgenza nella serata di ieri presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e adesso è in coma farmacologico. Col diffondersi della notizia sono scattate da protocollo le misure di profilassi. Gli altri alunni saranno probabilmente sottoposti a terapie antibiotiche, come previsto in questi casi, mentre si attendono ulteriori dettagli medici su quale ceppo di meningococco abbia interessato la bambina. Tra oggi e domani, nel plesso scolastico, sarà effettuata una disinfestazione. Nella prima metà dell'aprile scorso, un episodio del tutto simile si era verificato in un'altra scuola primaria della città, il quinto circolo Terminillo. Coinvolto un bimbo di 11 anni, portato dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale Tatarella e da qui trasferito presso la struttura pediatrica Giovanni XXIII di Bari. Anche in questo caso, preventivamente, era stata disposta la chiusura dell'istituto per 2 giorni, in modo da permettere la completa disinfestazione degli ambienti da parte di una ditta specializzata. Tutte le persone venute a contatto con il piccolo, genitori, alunni, docenti e personale sanitario, in base a quanto prescritto dalla ASL di Foggia, vennero sottoposte a profilassi antibatteriche. Un'ampia pagina sportiva questa sera per il nostro telegiornale. Incominciamo parlando di sport e disabilità perché si è tenuta questa mattina presso la saletta consigliare di Cerignola nel Foggiano la conferenza stampa della giornata regionale paralimpica in programma venerdì prossimo nella città opentina in piazza Duomo. Presenti il presidente del comitato paralimpico regionale Pinto, nonché anche gli assessori locali allo sport ed alle politiche sociali d'Ercole e Pezzano. Sentiamo che cosa hanno detto ai microfoni del nostro telegiornale. Anche sport. È nata con l'amicizia di Giuseppe Pinto, che è il presidente del CIP, del Comitato Italiano Paralimpico, che mi ha prospettato questa
possibilità di ospitare per la prima volta a Cerignola questa giornata, e chiaramente io ho accettato, perché quando Cerignola è al centro del palcoscenico sportivo regionale io sono sempre molto contento, ed è per questo che organizziamo questa splendida giornata venerdì 31. Anche notevoli risultati. Senta Vicesino, com'è nata questa partnership con il Comitato Italiano Paralimpico? È nata in virtù di una manifestazione che ormai sono 2 anni che organizziamo nella nostra città e che si tiene nel periodo primaverile, di concerto con l'assessore allo sport Carlo Tercole. Abbiamo inteso organizzare questo evento nella nostra città e dare l'opportunità anche alla città di Cerignola di organizzare eventi di tale importanza per quanto riguarda, diciamo, l'ambito sportivo, e nel caso specifico interessa anche quello della disabilità. Passiamo al basket. Questa sera alla Palla Castellana di San Severo, gara 2 della finale playoff tra Cestetica San Severo e Palestrina. In gara 1 la formazione di Salvemini ha vinto con il punteggio di 76-57, mettendo in evidenza il fatto che soprattutto in difesa i gialloneri hanno tenuto più che bene, approfittando degli errori degli avversari. Sentiamo su questo in conferenza stampa il tecnico dei gialloneri, Salvemini. Bella da giocare, bella da vivere. Vanno fatti i complimenti alle due società, perché se ci ritroviamo esattamente dopo un anno a giocarci una finale, vuol dire che qualcosa di molto positivo si fa qui a San Severo e si fa a Palestrina. Quindi complimenti a entrambe le realtà. Se dobbiamo analizzare una partita dove la valutazione è 107-47, credo anche che possa andare nelle pieghe delle scelte di tiro che abbiamo fatto, nelle scelte di tiro sulle marcate strategie difensive di Palestrina. Siamo stati secondo me molto bravi a giocare su alcune cose, a giocare sui cambi che Palestrina ci offriva, a spaziarci in maniera eccellente. Poi è ovvio che la differenza dei rimbalzi è una cosa positiva, sicuramente andare a prendere più rimbalzi è una cosa che ti dà più possessi, ti dà fiducia in alcune cose, e quindi sono molto contento della partita che hanno fatto i nostri ragazzi, e credo che oggi gli vada riconosciuto un grande applauso, gli vada fatto un grande applauso. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione delle 19.30 di Speciale News Web 24. Grazie per averci seguito anche questa sera. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata. A domani.